Ciao Emilio, è un piacere averti qui a questo talk per i 10 anni del Festival F4, un'idea di fotografia. Un Ciao Carlo, grazie per l'invito. piacere vederti e fare una chiacchierata dopo tanti anni. Penso da quando hai vinto il premio Fabbri che non ci vediamo o sentiamo neanche in forma virtuale. Sì, 2015. Accidenti, volano gli anni, volano. È un piacere così fare una chiacchierata con te e volevo un po' ripercorrere alcuni aspetti salienti della tua ricerca e farti un po' di domande, appunto, come sai, in questa serie di talk che sto facendo con una decina di autori, tutti della tua generazione, più o meno nati negli anni Ottanta, che indagano le problematiche dell'immagine contemporanea. La prima domanda che vorrei farti riguarda un tuo lavoro un po' vecchio, di alcuni anni fa, che è la Google Trilogy, perché mi sembra che in quel lavoro è centrale un aspetto che è ricorrente nel tuo lavoro, ovvero l'attenzione sull'errore, sul fallimento. E se Sì. vuoi, magari anche mostrarci il progetto e condividerci lo schermo. Sì, The Google Trilogy è un progetto su cui ho lavorato tra il 2010 e il 2011, ho pubblicato poi a cavallo tra il 2012 e il 2013, insieme a The Sicilian Family, è uno dei due progetti che in realtà apre la mia fase di produzione più matura. Entrambi in realtà sono poi progetti che si focalizzano sull'errore tecnologico, lo fanno in modo leggermente diverso. In The Google Trilogy, soprattutto la prima parte, questa ad esempio è un'immagine dell'installazione del lavoro al Mambo di Bologna durante la mostra That's It curata da Lorenzo Balbi 2 anni fa. L'opera consiste in una collezione di 100 paesaggi sbagliati. L'idea di paesaggio sbagliato è proprio quella di lasciare che sia l'errore in qualche modo a definire quel che è giusto e quello che è sbagliato, ovviamente dal punto di vista di quello che è la logica del sistema stesso. In questo caso il sistema è Google Street View. Se ci fai caso, in basso a sinistra c'è sempre un bottone in Google Street View. Questa è l'edizione italiana, dice segnala un problema, reporta problem se si usa la versione americana. L'idea di questo bottone è quello di segnalare all'azienda, quindi a Google, un problema di visualizzazione nel paesaggio che si sta visitando. Nel momento in cui noi clicchiamo quel bottoncino e segnaliamo il problema, Google si impegna ad aggiustare l'immagine. Quello che ho fatto è stato viaggiare virtualmente all'interno di Google Street View e selezionare questi paesaggi sbagliati prima che venissero segnalati e soprattutto prima che venissero corretti e in qualche modo cancellati. Quindi quello che vediamo in realtà è l'idea dell'errore come una forza generatrice capace di produrre bellezza, capace di produrre l'inaspettato. Ed è uno dei temi che in realtà tornano poi più spesso nel mio lavoro, cioè quest'idea di apertura verso quello che non può essere predefinito, verso quello che non può essere previsto, in alcuni casi anche quello che non può essere del tutto compreso dal punto di vista di noi esseri umani. Quindi questa forza, diciamo, non umana, questa forza, questo potere, in questo caso tecnologico, con cui ci confrontiamo, che dimostra la sua forza generatrice. Direi magari di scavalcare la seconda parte perché non si focalizza molto sull'errore, affacciarci velocemente invece sulla terza. Questa è l'installazione della terza parte della trilogia alla Photographers Gallery di Londra, anche questo 2 anni fa. La terza parte consiste in 11 ritratti. Ogni ritratto immortala l'autista della Google Car. E in qualche modo va a fissare quello che è un po' il potere invece invisibile del lavoro umano che sostiene poi questa impresa ciclopica di fotografare tutto il mondo e trasformarlo in un archivio percorribile, che è l'idea alla base di Google Street View. Noi vediamo le foto, non vediamo mai il fotografo. E in questo progetto ho cercato di fare proprio la cosa opposta, cioè di focalizzarmi sul fotografo e di mostrare un po' quelli che sono i volti umani delle persone che ci hanno messo
di solito non ci mettono la faccia, ma sicuramente ci mettono il loro lavoro, la loro fatica. E anche questi sono degli errori, ovviamente, non dovrebbero essere lì. Sono degli errori per due motivi. Di solito queste persone stanno o aggiustando la telecamera perché non funziona, o la stanno ripulendo perché è successo qualcosa, quindi la telecamera si è sporcata, quindi errori diciamo di tipo analogico, ma c'è anche un errore di tipo digitale, essendo così vicini all'obiettivo della macchina fotografica, sfuggono a quello che è poi l'algoritmo di riconoscimento facciale che dovrebbe offuscare la loro presenza e quindi diventano parte integrante di quello che è poi il paesaggio di Google Street View. Vorrei, dato che c'è la condivisione schermo, passare a un altro lavoro. Appunto, noi ci siamo conosciuti, io mi sono approcciato alla tua ricerca quando hai partecipato e vinto il premio Fabbri con un lavoro che appunto è in collezione di Fondazione Fabbri che si chiama Memoryscapes. E vorrei appunto che mi parlassi di questo rapporto e in particolare sul tema fondamentale di quel lavoro, ovvero la relazione tra memoria e realtà, una relazione che non è neutrale, ma quasi come la memoria e la realtà che si condizionano vicendevolmente. Sì, è proprio questo discorso di andare a scavare all'interno della relazione tra memoria e tecnologia, in realtà è uno dei casi magari leggermente più specifici di quello che è l'impianto generale del mio lavoro, che si focalizza proprio sulla nostra relazione col potere tecnologico in senso più ampio. Memoryscapes è un progetto significativo, secondo me, per un paio di motivi. In realtà ha aperto quello che è poi stato un filone di progetti che si sono focalizzati proprio sul tema della memoria. Memoryscapes, ecco, lo racconto magari brevemente, è un progetto che ho realizzato nei miei anni di vita newyorkese. Mi ero trasferito a New York subito dopo aver vissuto a Venezia e nasceva anche un po' in preda ad una nostalgia per quella che era Venezia. E ho deciso di provare a rappresentare Venezia attraverso le memorie delle persone che ci avevano vissuto, persone che in qualche modo avevano una relazione particolare, ecco, con la città. Ho individuato alcune persone che rientravano all'interno di questi parametri, le ho intervistate, questo è stato fatto tutto a New York, e poi ho sperimentato un modo che mi avrebbe permesso di integrare le loro memorie con i dati satellitari della città, quindi una veduta satellitare della città, che potremmo definire, anche se in modo un po' approssimativo, una visione oggettiva, che si scontrava in qualche modo con invece una visione assolutamente soggettiva, che è proprio quella della memoria. Questo è anche uno di quei progetti, diciamo, forse fotografici, forse non del tutto fotografici, perché ho utilizzato degli ologrammi poi per riprodurre questa nuova mappa. C'era un'installazione sonora in cui i frammenti delle memorie delle persone che ho intervistato in qualche modo riempivano l'ambiente. C'erano una serie di studi che possiamo vedere, eccoli qui, questi sono alcuni degli studi che hanno accompagnato la produzione del lavoro. Parte del lavoro era anche un libro che in realtà si presentava come un libro di poesie, ma che raccoglieva ancora una volta frammenti delle memorie delle persone che avevo intervistato, ma in questo caso i frammenti che non veicolavano dati, cioè non veicolavano informazioni utili poi alla produzione dell'ologramma e della mappa. Questi frammenti sono, diciamo, diventati poi questo libro di poesie. C'è anche una foto dove ci sei tu, questa è la presentazione del lavoro. Lì da voi in Fondazione Fabbri a Pieve di Soligo, e subito dopo questo lavoro in realtà ho continuato a lavorare sul tema della memoria e la tecnologia. Ad esempio, ho fatto quest'altra opera che si chiamava Mnemografo, che era una commissione per Villa Manin, una sorta di sismografo modificato che tracciava. Da un lato tracciava le memorie di un particolare terremoto
tracciava l'eco di queste memorie sulla rete e in un altro modo in realtà si ricollegava delle mie memorie di infanzia da bambino in Friuli, un altro terremoto che in qualche modo si era mischiato all'interno dei miei ricordi con l'altro terremoto ben più importante, penso fosse del 76, potrei sbagliarmi. Mnemodrone, altro progetto con intelligenza artificiale in cui in realtà ho chiesto alle persone di condividere una memoria con un drone per influenzare lo sviluppo di questa intelligenza artificiale, quindi anche qui di nuovo il tema della memoria torna, ma l'idea è quella di vedere come delle memorie soggettive e collettive possono andare a costituire un nuovo tipo di intelligenza. E, se vuoi mi fermo qui, altrimenti posso, diciamo, proseguire lungo il tracciato della memoria e tecnologia, ci sono un po' di altri lavori che seguono questa traiettoria. No, va bene così come esempi. Ti porto in una riflessione invece più generale adesso, Emilio. Ci stai mostrando degli specifici progetti, ma vorrei che tu provassi, e so che non è semplice, a fare un discorso astratto e tentare di raccontare, di descrivere qual è il tuo processo creativo, quanta importanza ha l'aspetto teorico. Come ti muovi a sviluppare un nuovo progetto? Sicuramente la domanda più difficile che si può fare ad un artista, raccontare il processo creativo. Provo a partire dalla differenziazione, supposta differenziazione tra teoria e pratica. Ecco, io diciamo questa differenziazione non la vedo più di tanto. Tutti i miei progetti sono progetti di ricerca in cui la parte teorica e la parte pratica si avvitano l'una sull'altra e vanno a costituire poi quello che è il progetto finale. Progetto finale in realtà non è mai nemmeno necessariamente l'output di questo processo di ricerca, ma è in qualche modo la traccia stessa, è la ricerca stessa che poi diventa progetto. Quindi in qualche modo non è il fine, ma è il mezzo. C'è un'altra idea ricorrente nel mio lavoro che è quella di cercare di avvicinarmi il più possibile ad una formalizzazione, ma anche una scelta di materiali, una scelta di media che vanno in qualche modo a coincidere il più possibile con quella che è l'idea o le idee dietro il progetto. Quindi questa è una delle regole che mi do sempre, andare a cercare una formalizzazione che vada in qualche modo poi a quasi a ricalcare quella che è l'idea, quindi apportando, diciamo, la possibilità di un passaggio che è costantemente uno scambio tra il teorico e il pratico. Queste sono alcune delle idee. Un'altra idea ricorrente è quella di investigare poi quelli che sono invece i limiti tecnici dei media che utilizzo. E questo lo faccio in vari modi. Uno dei modi è quello di scardinare il funzionamento di una tecnologia, rivelando un po' come in Google Street View quelle che potevano essere le falle del sistema e utilizzare poi queste falle per rivelare qualcosa di inaspettato. Un altro modo può essere quello invece di sviluppare delle tecnologie che ancora non esistono e che fanno delle cose che di solito la tecnologia non fa. Un esempio avevo citato poco fa il mio mnemografo, questa sorta di sismografo che traccia l'eco delle memorie sulla rete. Un altro esempio potrebbero essere i bracci meccanici con gli speaker parametrici in Do You Like Cyber, quindi una sorta di macchina celibe che si muove nello spazio, che instaura una conversazione di cui noi siamo solo parzialmente consapevoli. E questi sono forse, diciamo, i punti cardine. Poi ogni progetto in realtà segue una logica che è interna al progetto stesso. Quindi se c'è un discorso più ampio, deve necessariamente restare più o meno vago. L'ultimo progetto su cui stavo lavorando, che è quello dell'Italian Council, mi sono confrontato con una tecnologia di cui non sapevo assolutamente nulla, che è la tessitura. Sto lavorando con un telaio di fine 800, il telaio Jacquard. Il Jacquard è una macchina fantastica ed è anche il primo computer d'epoca industriale.
il primo computer perché utilizza delle schede perforate, cosiddette punched cards, codificate in codice binario, e attraverso queste schede perforate produce un tessuto. Nel lavorare con questa tecnologia mi sono reso conto che uno dei paletti che mi sono in realtà sempre dato, ma in modo quasi inconsapevole, è stato quello di spingere la tecnologia fino alla soglia di funzionamento barra non funzionamento, cioè quasi il punto di rottura, il punto in cui la macchina, se spinta oltre, si inceppa, si rompe, si autodistrugge. Quindi quest'idea di spingere, non solo trovare il medium che rappresenta l'idea, ma poi di spingerlo quasi al punto di rottura e fermarmi sulla soglia, è in realtà una delle cose che ho sempre fatto nel mio lavoro. Hai delineato in realtà con grande lucidità il tuo processo, veramente. Vorrei tornare invece a delle riflessioni più legate all'immagine. Chi si occupa di fotografia sa benissimo che quando è nata come strumento tecnico e tecnologico, la fotografia era ammantata da un'ideologia positivista che credeva nell'oggettività dell'immagine. Infatti non è un caso che ci sono stati moltissimi usi della fotografia in ambito scientifico, prima di avere una coscienza che oggi potremmo definire di natura artistica. Ovviamente con il progredire dei decenni questa fede incrollabile sull'immagine è venuta meno, ma io rilevo che quando nascono delle nuove forme tecnologiche, come per esempio l'immagine digitale d'oggi, c'è una sorta di ritorno a questa appunto fede nell'oggettività dell'immagine. Mi sembra che tu invece con il tuo lavoro, con il tuo pensiero, con le tue riflessioni, destrutturi questo modo di pensare. Sì, hai assolutamente ragione. In realtà questa fede nella fotografia si basa su, penso, quello che fondamentalmente è un errore di comprensione. Cioè si basa sull'idea che la fotografia rappresenti in modo oggettivo una realtà data. Ma questo in realtà non è mai successo. Cioè, perfino nella fotografia analogica, ci abbiamo messo forse 100 anni a capirlo, ma non si dà mai una realtà oggettiva rappresentata in quanto tale. C'è sempre un processo di mediazione, c'è sempre una trasformazione, c'è sempre un punto di vista, c'è sempre una prospettiva che in qualche modo deforma la realtà. Ovviamente tutto questo viene esasperato nel digitale, perché noi possiamo vedere un'immagine fotorealistica assolutamente credibile, ma generata senza nessun tipo poi di relazione in realtà verso un mondo oggettivo esterno. La possiamo semplicemente disegnare o allestire o produrre con un software di modeling all'interno di Photoshop. Ultimamente si utilizzano ad esempio le reti neuronali artificiali per produrre delle immagini fotorealistiche che sono quasi impossibili da distinguere rispetto a delle fotografie di tipo tradizionale. E forse in questo senso questa capacità oggi del digitale di produrre immagini che noi sappiamo essere false, o quantomeno c'è una consapevolezza diffusa che le immagini possono mentire, ha in qualche modo incrinato leggermente la nostra fede nella capacità della fotografia di rappresentare in modo oggettivo la realtà. Io questo l'ho sempre fatto nel mio lavoro, perché in realtà per me è sempre stato un dato di fatto. Cioè, poi nel momento in cui uno comincia a lavorare anche con una tecnologia, capisce il modo in cui la si può utilizzare per andare a manipolare la realtà e produrre anche delle immagini di realtà diverse, che hanno comunque una loro parvenza di similitudine o verosimiglianza. La questione scientifica in realtà è molto interessante, non so se abbiamo il tempo per entrarci dentro, ma ti farei, guarda, un paio di esempi al volo. Un esempio al volo, visto che siamo all'interno di questa condizione pandemica, sarebbe quello della fotografia del coronavirus. Io ultimamente, guardando telegiornali, documentari, approfondimenti, di solito invece di avere come background, diciamo, queste immagini noiosissime che utilizzo io,
mettono magari un bel virus enorme, verde, rosso, blu, uno slime. Ecco, perché utilizziamo queste immagini? Uno, per comunicare l'idea di un qualcosa che in realtà è invisibile. Due, perché se noi non riusciamo a visualizzare qualcosa di invisibile, non lo capiamo fino in fondo. E ci affidiamo alla tecnologia di tipo fotografico, o ad esempio ai microscopi elettronici, per andare a raffigurare questo qualcosa. La realtà è che, restando all'interno dell'ambito del virus, è impossibile fotografare un virus. Cioè, un microscopio ottico proprio non ci riesce, è una questione di risoluzione. E il microscopio elettronico in realtà non vede, ma visualizza, ovvero utilizza dei modelli matematici di tipo statistico per produrre un'immagine che ha una sua probabilità di realtà. Ed è una forma di visione statistica, matematica, che non ha nulla a che fare con l'ontologia del virus in quanto tale. E lo stesso discorso in realtà si applica quasi tutta la visualizzazione scientifica moderna, cioè dallo studio degli esoplaneti, che sono troppo lontani e che quindi non possiamo visualizzare, alla risonanza magnetica, per fare un altro esempio. Eppure continuiamo ad affidarci a queste immagini, perché in qualche modo siamo abituati a credere ai nostri occhi. È una riflessione davvero molto interessante, anche con questo tipo di esempio che ci hai fatto, insomma, che scardina un po' i classici esempi interni al mondo della rappresentazione, ci fa capire come appunto questi limiti dell'oggettività della rappresentazione invece toccano ogni aspetto della nostra vita quotidiana, compreso questo stato di fatto eccezionale. Sempre per parlare, dato che con il virus abbiamo toccato un aspetto che riguarda tutti noi in questa quotidianità che stiamo vivendo, vorrei parlarti allora di come la tecnologia riguarda tutte le nostre vite. In particolare, tu hai fatto abbastanza di recente un lavoro basato su Amazon, la grande piattaforma di commercio elettronico globale, una delle aziende più grandi al mondo oggi, e hai ragionato, hai utilizzato questo processo creativo che ha incorporato la piattaforma, in realtà mi sembra, per ragionare su che cosa? Su come la tecnologia può anche inficiare, mettere in dubbio il nostro libero arbitrio. E hai ragionato anche intrinsecamente, quindi, su come la tecnologia appunto tocca il nostro libero arbitrio, ma anche su come di fatto il consumismo si relaziona al nostro modo di agire quotidiano. Se vuoi un po' raccontarmi e focalizzarti su questo rapporto tra, potremmo dire, senza scomodare termini troppo forti, ma tra libertà e tecnologia, e magari mostrarci il lavoro. Sì. Allora, torniamo allo schermo condiviso. Eccoci qua. L'opera di cui stiamo parlando è Amazon's Cabinet of Curiosities. Questa è stata una commissione di Art più B uguale Love, che è un festival con cui ho collaborato in occasione di Art Verona l'anno scorso, fine 2019. L'opera nasce in realtà sia come una riflessione su quelle che sono le prospettive, diciamo, del nostro relazionarci con intelligenze artificiali che diventano sempre più pervasive. In questo caso ho utilizzato Amazon Alexa, che è lo Shopping Voice Assistant che è stato sviluppato da Amazon, appunto, come dicevi tu. Ma è anche una riflessione più interna, diciamo, al mondo dell'arte. Nasce un po' come una provocazione, nel senso che piuttosto che lavorare sul concetto di intelligenza artificiale da un punto di vista più tecnico-scientifico, ho deciso di relazionarmi con Alexa più o meno come ci si relaziona a chiunque altro, ovvero ponendo una domanda. Nel mio caso la domanda era la stessa domanda che era stata posta a me da artista, cioè che cosa ci porti in mostra? E io ho fatto più o meno la stessa domanda ad Alexa. Alexa, che cosa mi consigli per produrre una nuova opera d'arte? E a quel punto che cosa ho fatto? Alexa ti suggerisce un prodotto, il prodotto ovviamente è generato da questo sistema di algoritmi, utilizzano in realtà delle intelligenze artificiali più per
selezionare i prodotti che non per comunicarteli, ma ad ogni modo selezionano dei prodotti, te li suggeriscono, io ho utilizzato il budget che mi era stato messo a disposizione per acquistare il primo prodotto suggerito. A quel punto conoscerai benissimo quella che è la logica di queste piattaforme di e-commerce come Amazon, te ne suggeriscono immediatamente un altro. E ho continuato a seguire i consigli, i suggerimenti per l'acquisto di Alexa, acquistando un prodotto dopo l'altro fino ad esaurimento budget. Che cosa succede? Succede che si viene a creare un'installazione composta da oggetti abbastanza surreali, che vanno dalle riproduzioni di grasso umano a, ad esempio, questa testa di unicorno qui, una riproduzione di Jeff Koons, delle tutine aderenti verdi, degli oggetti scientifici, sangue finto, sostanze per fare la nebbia, questo qui era uno spray per attrarre i pipistrelli, quindi oggetti che a vederli effettivamente non hanno quasi nessuna connessione l'uno con l'altro, ma che in realtà rispondono a una logica ben precisa, e questa, diciamo, è la cosa che a me interessa. Cioè utilizzare quasi una provocazione, un'operazione che sembra molto semplice, per andare invece a scardinare o quantomeno a proiettare un po' di luce su quello che è il meccanismo di scelta di prodotti utilizzato da Amazon, che è improntato ad un unico obiettivo, ovvero consumismo compulsivo all'ennesima potenza. E quindi l'installazione viene fuori precisamente da questo tipo di discorso. Ti ringrazio. Ora invece vorrei nuovamente farti fare un salto totalmente diverso, perché qualche anno fa tu hai realizzato un film che ovviamente è un'opera di videoarte, un film che, come ti avevo scritto, ti avevo detto, da subito mi ha fatto tornare alla mente un lavoro della storia italiana abbastanza noto, che è I cani lenti di Vaccari del 71, che è questa sperimentazione video, appunto, dove c'è proprio questo incontro tra questi animali, in cui ovviamente Vaccari riflette sull'inconscio tecnologico, quindi un inconscio che è altro rispetto a quello dell'uomo. E mi sembra che con questo tuo film entri anche in tutta una serie di riflessioni oggi che stanno portando avanti anche a livello globale molti pensatori, che un po' ci fanno uscire dall'antropocentrismo in cui anche inconsciamente ricadiamo sempre con le nostre riflessioni. E quindi niente, vorrei che mi parlassi un po' di questo tuo lavoro, di questo tuo film, in cui appunto riconnetti la visione, il concetto di visione, mondo animale e tecnologia. E magari sei un piccolo trailer anche da mostrarci. Sì. Facciamo così, cominciamo dal trailer e subito dopo ti racconto alcune cose.
magari ci fermiamo qui. Allora, torniamo ad Animal Cinema, un cortometraggio del 2017 realizzato assemblando video che ho scaricato da YouTube, come tanti altri progetti materiali da cui parto, non sono materiali che produco io in prima persona, sono materiali che raccolgo, che diventano parte di un archivio, un po' come succede per la mia ricerca teorica. Quindi si parte appunto da lì e poi l'archivio in qualche modo è quello che comunica una nuova forma o un nuovo significato. Con Animal Cinema l'idea in realtà era molto semplice. L'archivio era un archivio di video che erano stati prodotti interamente da animali che si erano impossessati di una videocamera e ci avevano fatto qualcosa. Poi noi questo qualcosa lo possiamo chiamare filmare, loro magari stavano provando a mangiarselo, non lo sappiamo. Una delle cose interessanti è proprio questa barriera epistemologica, cioè noi non possiamo sapere quello che l'animale sta provando a fare, però tramite, diciamo, l'intermediazione di questa macchina riusciamo a capire o ad avere un senso di quella che potrebbe essere l'esperienza dell'animale. L'opera si collega un po' a tutto questo filone in realtà su quello che è il non umano, cioè dall'errore del sistema di Google Street View all'errore del satellite che si integra con la memoria, alla capacità di Amazon Alexa di scegliere e selezionare dei prodotti. Cioè c'è sempre quest'idea di mettermi nelle condizioni in cui i materiali stessi che sto utilizzando siano essi stessi in realtà a produrre una nuova forma o una sorta di significato che poi noi possiamo provare a riconoscere, però ci sfugge anche allo stesso tempo. Animal Cinema è stato un successo inaspettato, non avevo nessuna ambizione cinematografica. Però è riuscito, diciamo, a entrare all'interno di circuiti di vario tipo, da quello dei festival a quello appunto delle proiezioni cinematografiche. Ha avuto la sua premiere in Italia al Torino Film Festival, al St. Louis International Film Festival qui negli Stati Uniti. È stato proiettato, penso, in una quindicina di paesi diversi, a più riprese. Fra un paio di settimane sarà a San Pietroburgo, poi in Francia. Quindi da quasi 3 anni in realtà che continua a girare e continua a parlare a pubblici diversi, che secondo me il successo principale di questo lavoro ha questa dimensione quasi filosofica, come dicevi tu, si allaccia anche al lavoro teorico che in questi anni è stato portato avanti, ma ha anche delle radici più profonde, penso ad esempio all'Aperto di Giorgio Agamben. Deleuze scriveva che l'arte forse comincia proprio dall'animale, quindi in realtà c'è questo studio sull'animalità che ha una sua storia. Qualche anno fa Felice Cimatti ha pubblicato La filosofia dell'animalità in Italia e poi ha introdotto il mio film al Torino Film Festival parlando proprio di un film che in qualche modo rappresenta il mondo che rappresenta se stesso, quindi quest'idea sì, di un mondo che non ha più bisogno nemmeno di noi, che può dare immagini di se stesso in modo più o meno autonomo. E quest'idea dell'autonomia del non umano, come vedi, torna sempre. Beh, dato che hai citato Deleuze, Agamben, insomma, due giganti del pensiero contemporaneo, chiudo questa conversazione facendoti la domanda, un po' la curiosità che pongo un po' a tutti gli autori. Vorrei chiederti, se voglia di citarmi e dirmi il perché, ovviamente, alcuni saggi, romanzi, libri d'artista, libri fotografici o anche fonti extra saggistiche in senso puro, quindi non so, film, serie TV, videogiochi, che ritieni importanti per il tuo lavoro, che hanno condizionato in qualche modo il tuo lavoro o la tua forma mentis. Guarda, culturalmente sono onnivoro, mi nutro di tutto, dalla cultura alta a quella bassa, a quella bassissima, a quella che forse non è nemmeno cultura, ma che in qualche modo poi rientra all'interno del mio lavoro. E
Chiedermi che cosa leggo è un po' chiedermi che cosa ho mangiato quest'anno, perché è stato veramente un po' di tutto, quindi fare la lista sarebbe difficile. Ho letto tanta filosofia, leggo tanta teoria dei media, partendo poi dalle origini, quindi Marshall McLuhan, Hitler. Abbiamo parlato di Warburg, prima di questa telefonata. Leggo tanta roba che viene fuori da Science and Technology Studies, quindi studi più prettamente scientifici. Mi interessa la teoria critica, mi interessa la critica della cultura, mi interessano gli studi visivi, la cultura visiva. Ho una formazione eclettica, quindi mi sono sempre nutrito di un po' di tutto. Penso che il mio punto di forza in generale sia a livello di svago che di lavoro è quello di essere poi capace di prendere delle cose apparentemente diverse e di farle stare insieme. Quindi quando mi chiedi che cosa leggi, ho una sorta di costellazione di letture in mente che assomiglia un pochettino all'immagine del mio background, dove c'è un po' di tutto e si parte dall'epopea di Gilgamesh e si arriva fino ai trattati di neuroscienza che stanno scrivendo in questi giorni. Con questa apertura appunto a una visione che mette in dialogo saperi molto diversi, che mette in relazione scienze e cultura più classica con quella contemporanea, chiudiamo questa conversazione. Io ti ringrazio di aver voluto appunto raccontare il tuo processo, raccontare le tue opere. E riflettere con me su che cos'è l'immagine contemporanea oggi. Grazie Emilio, ciao, a presto. Grazie a te, ciao.